Oggi è il 14 agosto, 2024. Esatto. Sto con Abner Derash, anche lui come me è nato a Tripoli. Come definisci le relazioni tra ebrei ed arabi in Libia negli anni in cui noi stavamo là? Allora, negli anni in cui io stavo, io certo Tripoli giugno del 67, 7 giugno, e personalmente non ho avuto astiosità con gli arabi. L'astiosità con gli arabi l'ho avuto con i migliori amici con i quali io giocavo a pallone, no? A Tripoli? A Tripoli. Avevamo una squadra che le magliette le aveva fatte Dori Zard, si chiamava Rapid Palace, e in questa squadra c'erano dei giocatoroni, tra questi c'era Mino Magnaggi, c'era il povero David Alfon, cioè Didi Alfon, c'era anche Topa, che era, insomma, erano tutti dei gran giocatori, io ero l'ultimo della serie. Tra questi c'erano due arabi che giocavano con noi, erano due fratelli che avevano una tintoria, e a volte giocavamo anche in strada con loro, nelle viette, nelle zanghette, e quando si faceva il gol si abbracciava, bravo Amrin, bravo Beckenbauer, bravo di qua, bravo di là. Resta il fatto, mi ha chiesto il rapporto con gli arabi, certo. È successo che nella palazzina mia c'erano i Sembira, c'erano i Halfon, c'erano i Tammam, e tutti avevano bisogno del pane, quindi decido io di uscire e andare a prendere il pane. Strada facendo, nel tornare, questi due con i quali io giocavo mi seguono con le pietre e coltello proprio loro? Sì, per seccarmi, e io per fortuna riesco ad arrivare al portone, Didi apre il portone e io entro dentro. Ecco, questo è il rapporto che mi ha sconvolto, perché pensavo che era, diciamo, che non avevo avuto nell'ambito dei miei 17 anni e mezzo, ma non ho mai avuto personalmente scaramucce con loro. Certo. Quindi ti sei sentito impotente davanti a me in quel momento? Sì. Hai avuto paura? Certo che ho avuto paura. Questo è stato uno dei momenti più, sì, sì, che ti hanno più segnato. Sì, poi c'era un'altra famiglia con le quali noi giocavamo a pallone, e gli ebrei contro arabi, ma sfacciatamente, nella villa dei Tatanaki, il famoso Fias e Massi, due fratelli, che avevano una villa attaccata a quella dei Journaux, di Clemo Journaux, che abitava vicino all'ambasciata francese. E noi giocavamo contro di loro, anche lì era una battaglia, però, diciamo, pulita, nel senso che era una battaglia accanita, due contro due, e chi segnava, e quindi giocavamo sempre due contro lui, io Vicky Journaux contro Fias e Mas, oppure io Didi contro Fias e Mas. Ho capito. E comunque era la famiglia Tatanaki, era una famiglia teso. Di origine turca, sì, era un rapporto teso, sì. Tu e la tua famiglia. Avete mai subito violenze, ovvero rischio di violenza reale da parte degli arabi tripolini? No, io personalmente mai. Cioè, quanti anni avevi quando sei uscito da Tripoli? 17 anni e mezzo. A 17 anni, nel 67, quindi sei nato nel 1949. 49. Quindi non, la tua famiglia non ha avvertito un pericolo in altri frangenti? No, abbiamo avvertito un pericolo quando mio fratello Guido, buonanima, ossia non c'è più, lo ferma la polizia per un'infrazione e gli ritira la patente. Mio fratello che fa? Fa il furbo, va all'agenzia e gli chiede un duplicato. La polizia viene e dice: come fai a chiedere un duplicato se noi ti abbiamo ritirato la patente? Vieni. E l'hanno portato in galera. Quando l'hanno portato in galera? Era il 7 giugno. Wow. E allora, grazie a mia madre che conosceva Caramaggio, gli ha detto: bene, te lo metto in una cella da solo. E c'erano gli arabi dall'altra parte, dicevano: hanno buttato il Mirage, abbiamo buttato 8 Mirage, 7 Mirage, e dicevano: applaudi cane, applaudi, c'era una paura cane. Quando, sì, verbale. Poi quando è successo che mia madre ha chiamato i Caramalli erano quei nipoti del re Idris, certo. Caramalli. E ha chiamato uno dei Caramalli,
che è venuto a casa di mia madre. Mia madre gli ha regalato un botto d'argenteria, non so là. E no, no, non lo voglio, mia madre, cioè devi prendere, basta, per favore fammelo uscire. E racconta mio fratello, poveretto, che gli dice, adesso tra poco vengo a prendere, devi uscire da casa. Fa per uscire, questa sentinella gli si molla uno schiaffo fortissimo sul viso, dice che non lo sai che prima di uscire devi fare la barba. Gli ha dato una rametta che era tutta rugginita e non c'aveva nemmeno la crema da barba, l'ha fatta così, tutto il viso sanguinato. Fa per uscire un'altra volta, ecco, ho fatto la barba, va bene, lascia. Pam, un altro schiaffo, dice che non lo sai che quando esci di galera devi dalla cella, cioè, devi portare il materasso. Allora mio fratello ha preso il materasso e l'ha portato e poi quindi è uscito. Io personalmente, grazie a questo Caramalli, con mia sorella, siamo saliti su una jeep con un poliziotto che aveva un fucile. E nella strada verso l'aeroporto c'era una sommossa anti-ebrevanti contro Israele. E la jeep si è fermata perché c'era tutto un cumulo di gente. Al che hanno cominciato a dire questi iudi, questi sono ebrei, sono ebrei. Il poliziotto, visto che si è messo paura, ha preso il fucile e ha sparato in alto. Ah, ecco. E poi eravate verso l'aeroporto? Sì, la jeep verde, quella scoperta, con il io e te, mia sorella siamo finiti. Ha sparato in aria col fucile, al che la gente si è aperta, boom, abbiamo tirato e siamo arrivati. Siete arrivati all'aeroporto? Sì. Ma secondo te le ingiustizie a Tripoli erano all'ordine del giorno? O c'erano momenti di vita serena? No, diciamo la verità, noi, io personalmente, noi vivevamo sempre il pallone, i pattini, i monopattini, e avevamo una bella squadra, giocavamo contro il Tripoli College, che era una squadra araba, abbiamo anche vinto, abbiamo giocato contro l'Army School, spaccagambe, erano gli inglesi, irlandesi, e abbiamo vinto pure lì, perché avevamo uno squadrone, c'erano anche dei non solo ebrei, ma anche arabi italiani nella squadra, Renzino Malinconico, Franco Santagati, tutte queste persone qui. E avevamo un gran portiere. Quali erano le ingiustizie che tu avvertivi personalmente? Quelle che tu sai storicamente di legislazione, vabbè, le sappiamo, sì, sono di carattere legislativo, c'erano delle restrizioni per gli ebrei. Ma alcune che vivevi tu in prima persona? Beh, io quello che ho vissuto in prima persona è stato a scuola. Cioè? A scuola, perché io non leggevo bene l'arabo, c'era un professore secco come uno stecchino, era di una località della Libia che si chiama Garian, e secondo me faceva Gariani. Mi ha detto, lo vedi questo libro? Se non me lo porti domani, lo devi saper leggere perfetto, le mani qui con la flaca, una bacchetta. Certo. Siccome avevo paura, l'ho letta e alla fine l'ho imparata tutta a memoria, per me è stato uno shock. Da minacciare. Sì, ma minacciare, sì. E l'arabo stesso, sì. Cosa pensava l'arabo medio degli ebrei? Come era il suo rapporto con gli ebrei? Ma gli arabi, il rapporto, se vogliamo parlare commercialmente, erano di buon accordo. Mio padre aveva costruito una sorta di tipo una costruzione dove c'era un forno, erano tutti archi a quadri in una località che si chiamava Garabuli, e mio padre l'aveva fatto perché gli arabi gli avevano chiesto che avevano bisogno di un forno. Mio padre ha fatto costruire questa cosa di due piani con sotto il forno, eccetera eccetera, e devo dire che mio padre, ogni volta che andava là, forse per gratitudine, gli regalavano, gli portavano sempre, veniva sempre a casa queste uova, ecco, vedi che mi ha regalato le uova. Che le uova di tonno? Uova di gallina. Sì, uova di gallina. Sai, era una maniera per degli arabi per contraccambiare. Certo.
ti dirò anche una cosa: una volta, quando siamo arrivati nel 67, mio padre doveva ancora tirare fuori i soldi perché non l'hanno fatti uscire fuori, e al che ha chiamato un arabo che si chiamava Haji Ramadan Tajuri, che è venuto a casa perché adorava la cucina di mia madre, era un cliente di mio padre, e mio padre gli ha chiesto: mi servono 25 milioni subito. E questo Haji gli ha detto: certo, te li do, vieni domani. È venuto a casa lui personalmente e gliel'ha portato i soldi. Tempo questo dopo il 67. Dopo il 67. Tempo un mese e mezzo, due mesi, mio padre è riuscito a rimediare questi soldi che gli ha portati da tribù, non so che movimenti ha fatto. Ha chiamato questo Haji Ramadan, che è morto, e gli ha detto: vieni che per favore che voglio renderti. No, gli ha detto: non ti preoccupare. No, no, vieni, vieni. Che guarda, vengo la prossima settimana. È venuto la settimana dopo, mi ricordo che mio padre aveva avvolto in una carta di giornale 25 milioni e nell'altra parte gli interessi di 25 milioni. Gliel'ha dati, gli ha detto: questi sono interessi. Gli ha detto: no, per la nostra religione noi abbiamo peccato prendere gli interessi. Mia madre gli ha detto: no, prendi qualcosa, un regalo. Non ha voluto niente. Ecco, questo era un buon rapporto che mio padre aveva con questo Haji, che poi morì. Voglio dire, non era tutto, non c'era questo accanimento, questo veleno. Adesso tutto quello che sta succedendo adesso ci rendiamo conto che... Nel 1967, scoppiata la guerra dei sei giorni, tu e la tua famiglia stavate a casa. Intanto dimmi, tuo padre... Allora, padre era noto per qualche cosa a Tripoli? Mio padre... Noi facciamo di cognome un soprannome che viene da ridere, Dar, che vuol dire della famiglia, Dar il Malte. E dare molti Malte. Hanno chiesto: ma perché Dar il Malte? Perché grazie al fratello, al primo fratello più grande di mio padre, che si chiamava Yosef, era quello che aveva avuto l'idea di importare, che c'era la fame nel 55, le derrate alimentari. Vi spiego. Ceci, farina, grano, riso, certo. E era una nave che salpava dall'Italia carica di questi cose, e tutti gli arabi arrivavano e dicevano dove c'era il deposito, lo chiamavano fonduco, fondo. Dicevano: ma quando arriva? Allora mio padre rispondeva: Gaffi, Malta. Sta a Malta, Malta, alla fine dare il Malta. Tanto è vero, quando hanno fatto i fratelli di mio padre, insieme a mio padre, hanno fatto il tempio, la Slab del Malte, proprio in virtù di questo, ai debasci hanno detto: quello è il figlio dare il Malte. Dare il Malte, anche la Betcresta si chiamava? Sì, dare il Malte. Sì. Carino, ma... Tu poi quindi sei rimasto in casa quanto tempo nel 67? Io sono rimasto a casa solo per due giorni perché eravamo terrorizzati, e veramente noi se siamo partiti... Ecco, come siete partiti? Noi siamo partiti perché la situazione si è sbloccata, lo sai meglio di me, purtroppo hanno pagato i Luzon e qualche altra famiglia. Ma voi quanti giorni dopo il 67 siete partiti, dopo lo scoppio della guerra? Sì, dopo lo scoppio. Ma quanti giorni sei rimasto chiuso in casa? Io sono rimasto e sono partito verso il 7, subito. Subito? Sì, in mezzo alla guerra? Sì, sì, 7 o l'8 giugno, qualcosa del genere. Ah. Capito? E siccome prima era bloccata la storia dell'aeroporto... Qualcuno vi ha aiutato? Sì, i caramagli. Ah, li hanno fatto subito? Sì, i nipoti e vi hanno accompagnato con le jeep durante il trasporto dell'aeroporto? No, non è che ci hanno accompagnato, Caramagli ha chiamato... Il soldato che con la zip era uno che guidava e uno con il fucile, e ci hanno accompagnato all'aeroporto. Siamo stati tra i primi a uscire, ma grazie ai caramani. Ma tuo padre, te, i tuoi fratelli, la tua famiglia, avevate la sensazione che quello era un viaggio senza ritorno? Mio padre, siccome aveva visto nel 45 e nel 49 i pogrom, mio padre era terrorizzato, stava a letto che vomitava. Poi siccome nel 45 mio padre, dopo i pogrom, nel 44, fine 45, 44 mi sembra,
ha visto quello che stava succedendo in Libia, stavano sbarcati i tedeschi, qualcosa sì. del genere. Io non ero nato ancora. E decidi di andare a Tunisi con tutta la famiglia. Va a Tunisi in quell'epoca, paradosso, c'era una birreria in un posto arabo, una birreria a Tunisi. Entra dentro, fa prendere la birreria, la birra, e a un certo punto chi si vede arrivare l'SS. Si vede arrivare l'SS e mio padre nella sua cosa dice: oh, oggi è il mio compleanno, offro la birra a tutti. No, sai questa storia? No! Offro la birra a tutti. E così si è messo qui, gli sono affiancati due tedeschi, gli davano le pacche sulle spalle, dice birra, yeah. E così, mentre loro bevevano la birra, mio padre, non so, penso io che qualcuno glielo deve aver detto, e si è defilato dal bagno, dove dal bagno è uscito attraverso una finestra e si è dato. Viceversa, a Tripoli, il fratello di mia madre, si chiamava zio Shewell, sì. Fellus, l'hanno preso le SS. E quando c'erano gli inglesi che scendevano per bombardare l'aeroporto, gli SS facevano uscire fuori i prigionieri in mezzo all'aeroporto, in mezzo alle bombe. Però grazie a Dio mio zio Shewell non è stato preso da una bomba, e poi quando è uscito, finita la guerra, quando si è stato liberato, è venuto in Israele, però purtroppo aveva preso la tubercolosi e poi è morto. E quindi praticamente è stato arrestato dagli SS e si è usato come... Sì, come... sì. Pazzesco. Tuo padre poi è tornato da Tunisi in Libia? Poi da Tunisi è ritornato a Tripoli e ha ripreso. Però nel 1950 c'era il Palmach, sì. che era un partito che lottava per Israele, per estradare gli ebrei che avevano voglia di uscire da Tripoli, di cui c'erano due fratelli, purtroppo uno adesso è morto, Luciano, e mio fratello Vittorio. E c'era uno di cognome, come fai? De Bash. Luciano e Vittorio. Sì. Allora, Luciano è morto. Luciano e Vittorio. Vittorio c'ha 13 anni, Luciano c'ha 15 anni e Vittorio ha 13 anni. Finiscono in un kibbutz accompagnati da mio padre insieme a un certo Musani, che poi divenne un capitano, e ebbe una splendida carriera politica, e mio padre li accompagnò tutti e tre in Israele. Ah, ecco, quindi... Sì. Poi tuo padre comunque continuò a vivere a Tripoli fino al 1967. Sì, continuano cose, anche se i miei fratelli, anche durante l'epoca del primo periodo, che dei primi del 50, in Israele veramente c'era la fame. E in Israele. Tu ritieni che essere andato via da Tripoli sia stata una fortuna? Certo. Sicuramente? Certo. E invece cosa hai lasciato a Tripoli? Se dovessi ricordare che cosa hai lasciato? Di Tripoli ben ricordo personalmente sono, questo fa capire con quale spensieratezza io vivevo a Tripoli, e il mare, che io mi piaceva pescare, e soprattutto i cavalli, che ci veniva l'amico Mimmo Zan a cavallo, Davis Megnaggi, il fratello di Febi Megnaggi, che è morto purtroppo a Roma, e andavamo, e Vicky Giurnò, che facevamo, che aveva concorso alla Busetta. La Busetta era dove c'erano i cavalli puro sangue, e Vicky ebbe l'intuizione di voler acquistare da Ramadan, un corriere, una cavalla, che la comprò, e con questa vinse, ci fu la gara tra i gentleman e i beduini insieme. Sì. E chi era quello che dava lo starter era il capitano Saponaro. Allora, quando correvano i gentleman con i beduini, dovevano tenere il casco abbassato, perché i beduini usavano una frusta così chiamata courbash, fatta, sì, con la coda del toro, con la quale aprivano, boom, ti potevano anche prendere un occhio. E Vicky Giurnò uscì per primo con tutto, che c'era il cavallo di Nuccio Haggiar Zarina, era una cavalla
e c'erano dei cavalli buonissimi, puro sangue. Fichi con quella cavalla vinse, che era mezzo sangue araba, vinse la gara. E questo rappresentava un obiettivo gigante per un ebreo in mondo arabo. Sì. E poi questo Saponaro, tu sapevi chi fosse? E Saponaro era quello che aveva una scuderia, sì, dove allevava, e tenevano i cavalli dei tuoi. Dove allevavano i cavalli, e c'era anche il cavallo di Ortona. Come era il rapporto tra gli ebrei e questo Saponaro? Saponaro era maledettamente uno strafascista, tant'è vero quando si rivolgeva a quelli della sua scuderia, ai gentleman, e per dare il via, non diceva siete pronti, faceva con una pistola in mano, caricate, boom, e sparava. Era un fascista. Un fascista proprio. Sì, un fascista proprio. E quindi aveva un rapporto diverso con quelli che erano gli italiani e quelli che erano gli ebrei. Certo. Un rapporto personale. Certo, certo. Però certo, comunque gli ebrei tolleravano questo comportamento suo. C'era, come si chiama, Ortona, per esempio, aveva comprato una cavalla irlandese d'assalto, bellissima, me lo ricordo, prestigiosissima, e ovviamente spendeva soldi perché fosse in quella scuderia. Certo. E c'erano altri, c'era Dori e Vicky Journaud, tiravano sempre i soldi e avevano questa cavalla che non mi ricordo più come si chiama. E poi c'era il cavallo anche di Mimmo Buonanima, Mimmo Fadun, che era un puro sangue inglese, si chiamava, questo me lo ricordo, Festofender. Sì, si chiama Festofender. E questo puro sangue inglese lo montava ogni tanto Davis, Megnaggi e Vicky, ma soprattutto Davis. E quando montava questo cavallo lo doveva portare nelle zolle alte, perché era di una potenza mai vista. Invece un'altra domanda, nello sport, diciamo tra gli ebrei, c'era qualche persona che ti ricordi che fosse così particolarmente, che spiccava nello sport? Se parli di pallone, certo. Chi sono? Uno era Buonanima Didi, fortissimo, tant'è vero è venuto anche a giocare per il Maccabi qua. Poi c'era Mino Megnaggi, che era un centro mediano, anche lui di spinta, fortissimo. Poi chi ricordo? Nel basket era forte, credo sia ancora, e Mamu Sasson. Sì. E invece nel nuoto? Nel nuoto io non mi ricordo più il nome, abitava di fronte alla strada del Malte, c'era un tripolino che aveva vinto una lunga traversata, non so da dove a dove. Certo. Io il nome può darsi che mi ritorna in mente. Ma tu abitavi in che zona? Io abitavo vicino al Palazzo Reale. E quindi quando c'era Selichot, queste cose, usavi andare al tempio? Io per forza che usavo andare al tempio. E quale tempio andavi? Io andavo al tempio famoso di Sla del Malte. Ah, quindi attraversavi la città nell'altra parte? Attraversavo la città. Sempre nella città parte moderna, non andavi nella Hara? Nella Hara l'hai mai frequentata? No, mio padre la frequentava e quando andava a quel tempio, al tempio, non so, c'era da fare il cibici di sera, poi si andava a mangiare, sì, alle 6 del mattino, andavano a mangiare. Certo. Ma i piatti che ci vuole un fegato d'acciaio. Certo. E c'era con mio padre, c'era una cosa mai vista. Mio padre non è mai stato un gran mangione, comunque era sempre magro. C'era il famoso Ciaccio Tarbaci, il papà di quello di Daruma. Sì. Invece un'altra cosa, scuole italiane. Sì. Come è ritrattato, come ebreo? C'era un po' da parte degli italiani. C'era un po' di discriminazione. Certo. Come lo avvertivi? Da che cosa? Simpatia e antipatia. Ah, proprio in classe, sì, anche dei professori, degli insegnanti? Sì, simpatia e antipatia, tutto da fare. Anche dal punto di vista dei voti? Dal punto di vista dei voti io avevo a che fare con un professore che simpatizzava per il mio amico Didi Halfone, a me invece gli stavo sul
un cazzo, era Giaccari, me lo ricordo. Ma invece dal punto di vista della lingua araba, che c'era anche il professore di arabo in casa. Sì, era Garian, quello che mi ha torturato perché voleva che leggessi a velocità stratosferica. Invece la lettura dell'ebraico l'hai imparata da bambino? No, la lettura dell'ebraico l'ho imparata attraverso un rabbino che mio padre mi ha messo, che si chiamava Cegasa. Cegasa è quello che... La Cegasa. Lo conosci? Sì, che insegnava anche al Talmud Torah. Bravo, è lui. È lui che mi diceva, è inutile che preghi se non fai la mattina e lo hai neshama. Questo mi è rimasto lui sempre. Lui è il nonno sì, dei Baranes. Bravo. Vabbè, con questo abbiamo concluso. Bravo. Un bel quadro. Ah, volevo dire solo una cosa. Dimmela. Questa merita. Alla Sla del Malte veniva Shaol Guetta. Shaol Guetta, che era unico come pregava, come trascinava tutti, stava sempre in piedi. E soprattutto non dimenticherò mai questo shofar corto così che lui aveva. Che aveva, era grigio, picchiettato, che sturava le orecchie, devi mettere le dita. Molto forte, sì, molto potente. Sì, sì. La che adesso gli sferim della strada del Malte si trovano al museo di Oriuda, dove c'è la fotografia di mio padre, hanno messo, e hanno sbagliato che lui è nato nel 1800, devo andare a correggerla. Va bene. Intanto l'età tua non c'è bisogno di correggere, 49. Avner Debash, nato a Tripoli nel 49. Grazie. Ok, arrivederci.